Epilogo stagionale per il campionato italiano minimoto, che è chiuso nello storico minimotodromo di Pomposa l'emozionante stagione 2012. I nuovi campioni italiani che vanno ad arricchire il prestigioso albo d'oro della specialità sono Raffaele Mazzotta per la SAV, Nicola Fabio Carraro nella Junior A, Celestino Vietti Ramos Junior B, Nico Barani categoria Open A e Luca Mancin per la Open B. Weekend è tutt'altro che semplice per i pretendenti al titolo, che hanno dovuto penare con gomme messe a punto, in perenne modifica a causa di un meteo incerto fino al mattino della domenica. Per clemenza di Giove Pluvio e il piacere di Marco e Andrea Bondi, titolari del circuito, le gare si sono corse tutte su pista asciutta e condizioni dell'asfalto ottimali, tanto che non sono mancati colpi di scena e battaglie avvincenti. Come consuetudine, prima della pausa pranzo e le successive gare pomeridiane, premiati tutti i poleman di questo settimo e ultimo round stagionale, dal delegato regionale Emilia-Romagna FMI Loris Lucchi. Alle 13.30, come da programma, fanno il loro ingresso in pista i mini funamboli della classe Junior B, con in pole Nicolas Spinelli, al pronti via Vietti alla peggio, con uno sfortunato contatto che lo fa ripartire tra gli ultimi. A Manuel Bastianelli, lizza per il titolo, va ancora peggio, costretto a ritiro già dal primo giro. A tenere la testa della corsa è Bianucci, che nonostante chiuda primo sotto la bandiera scacchi, la penalità di 20 secondi per la partenza anticipata lo relega in quinta posizione finale. Ottima gara invece per Nicolas Spinelli, che secondo in classifica, con la penalità inflitta a Bianucci, guida la corsa per tutti i 15 giri previsti, tagliando per primo il traguardo. Al seguito su DM Riccardo Morelli, che accusa quasi 13 secondi dal primo, e in terza posizione Luca Bernardi, che solo per un punto perde il titolo italiano a favore di Celestino Vietti Ramos, che ricordiamo in questo 2012 fa l'Amplein grazie alla vittoria dell'Europeo in Spagna. Bene, dai, avanti a me è partito subito Nicolò, però purtroppo ha preso una partenza anticipata dopo. È andato, però ho continuato per la mia strada e alla fine ho vinto. Si schiera in griglia anche la Junior A, con la casella della pole position occupata da Raffaele Fusco. Allo spegnersi del semaforo rosso, il veneto Nicola Fabio Carraro su Stamas parte male, chiudendo la fila dopo la prima curva. Partono invece alla grande Giannini, Bertè e Fusco, con il pilota romagnolo di origine campana che ancora spera per il titolo italiano. Giannini conduce in testa nonostante gli accenni di attacco da parte del poleman Fusco, ma a 6 giri dalla fine il portacolori SG guadagna la leadership. Giannini perde la concentrazione, in poche curve anche il secondo posto a favore di Bertè, risalito dalle retrovie, e il podio complice una scivolata oltre alla penalizzazione di 20 secondi per partenza anticipata. A guadagnarci la terza piazza è Carraro, mentre in testa Fusco e Bertè corrono ruota a ruota fin sotto la bandiera scacchi. L'ordine d'arrivo rimane comunque invariato a favore del portacolori SG, che perde il campionato per soli 7 punti in favore di un più costante Carraro, che anche oggi, nonostante i problemi in partenza, chiude a podio giungendo terzo. La gara è andata bene, c'era Giannini davanti, ma poi l'ho superato in più di 5 giri. Ringrazio tutti i miei sponsor e anche Giordano, che è venuto a vedermi, il Blue Blay, la Marucina e la Steve Martin. Nella gettonatissima SAV, acronimo di scuola avviamento velocità, anche questo ultimo appuntamento non ha deluso le attese, contando al via più di 20 piloti. La pole è conquistata da Matteo Bertelle, Polini, che allo spegnersi del semaforo rosso di quest'ultima prova stagionale, insieme a Baldini, Alfano e Cazzaniga, viene penalizzato per partenza anticipata. Peccato in particolare per Alfano, che senza la penalità avrebbe vinto la gara, e per gli altri tre piloti penalizzati, che avrebbero coperto le prime posizioni pur senza cambiamenti ai fini della classifica di campionato, vinta da Mazzotta, laureatosi campione italiano di questa categoria. La cronaca di gara vede dunque vittorioso il pilota Riccardo Rossi su Pasini, neocampione europeo, davanti al campione Mazzotta e Bracaglia. È stata una gara un po' fortunata perché i primi tre hanno fatto partenza anticipata, non lo sapevo, quindi ho tirato sempre il massimo.
Vorrei anche ringraziare mio padre, mia madre, tutta la mia famiglia e il mio meccanico Paolo Cordioli. Nella Open A non c'è storia, nonostante i giochi per il titolo italiano siano chiusi, si conferma il fresco campione italiano Nico Barani, DM con pole e vittoria. Al via di gara Roberta Ponziani, unica donna del campionato, parte in testa con vistoso anticipo e per qualche tornata conduce davanti a Barani. Poi il portacolori DM se ne va e la Ponziani si perde nelle retrovie, complice anche una scivolata a metà gara. Senza grandi colpi di scena, Barani vince con oltre 6 secondi di margine davanti a Bezzecchi e Zanolli. Oggi è stato particolarmente facile perché Marco Bezzecchi è cascato più di una volta e ho concluso primo. Vorrei ringraziare la DM, Luca Guadagnini, l'LD e la BZM che mi danno moto e motori e il sostegno dei meccanici. Chiude giornata di gara, campionato italiano e stagione per le minimoto targate FMI, la categoria Open B, dove Luca Mancin, capo classifica di campionato, parte dalla seconda fila, dietro il poleman Carbonera. Al via parte bene appunto Carbonera che, presa la leadership di gara senza pensieri, chiude in testa dopo le 23 tornate di gara. Il pilota romagnolo ha sperato fino all'ultimo in un'ecatombe dell'amico rivale Mancin, ma il leader di campionato oggi poteva spegnere i propri sogni di gloria solo con un ritiro. Nonostante una scivolata, infatti, Mancin è quinto e si laurea campione italiano su Carbonera, il quale si consola con un primo posto meritatissimo davanti a Foschini e Mantovani. Peccato per Bucciarelli che rompe a pochi giri dalla fine, quando la seconda piazza di giornata e il terzo posto in campionato sembravano cosa fatta. Giornata facile, insomma, poteva andare meglio come peggio e sono contentissimo perché un secondo non va bene. Ringrazio tutti, saluto i miei amici e un saluto speciale a Manu che mi sta salutando e saluto tutti i miei amici, grazie. Si chiude quindi una stagione avvincente per i quasi 100 piloti di 5 categorie iscritti al campionato italiano 2012. A fare il resoconto di quest'annata, a parere di tutti gli addetti ai lavori, piloti e semplici appassionati, spettacolare, le parole del coordinatore Marzio Leoncini. Devo ringraziare innanzitutto tutto lo staff, un doveroso ringraziamento ai ragazzi che ci hanno supportato, ci hanno aiutato, dalla direzione gara, alla segreteria, a tutti i cronometristi, a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa fantastica annata 2012 del campionato italiano minimoto. Siamo qui a Pomposa per l'ultima gara che si è appena conclusa, dove abbiamo visto delle bellissime, fantastiche gare e dove si sono attribuiti ben 4 dei 5 campionati italiani di quest'anno. Abbiamo assistito a delle gare veramente tirate e con grande competitività da parte di tutti i partecipanti. Ci auguriamo che anche nel 2013 si possa avere una affluenza come abbiamo avuto quest'anno e soprattutto si avvicinino a questo meraviglioso sport dei giovani e dei piccoli nuovi futuri campioni.